Voci con Paolo Riani. La sua monografica qui è intitolata Per territori sconosciuti, quindi un'esperienza di viaggio molto intensa. Volevamo sapere il suo rapporto con questo titolo, Partire, tornare, restare. Il mio rapporto con questo titolo è parziale, perché mi ricordo di essere partito, mi ricordo di essere brevemente restato, non mi ricordo ancora di essere tornato. Credo che non tornerò mai. La vita è un lungo viaggio per territori sconosciuti. Anche l'architettura è un viaggio per territori sconosciuti. Costruiamo, pensiamo, progettiamo cose che staranno sulla terra in un futuro. E quindi bisogna immaginare, bisogna esplorare. L'architettura è un'esplorazione, e lo è per me, lo è stato in senso figurato, ma è anche in senso reale, perché ho girato per il mondo cercando di imparare l'uso delle cose, e le tracce di quello che ho fatto rimangono lontane una dall'altra. Quello che porto con me è l'impegno di fare cose secondo etica, secondo estetica, ma soprattutto in corrispondenza di bisogni reali. Ho viaggiato cercando i posti dove i vettori di trasformazione erano più importanti, dove le occasioni di lavoro si potevano trovare, dove il contributo si poteva dare. Per il tuo lavoro? Quei paesi che ho visitato sono stati tutti molto interessanti per motivi diversi, altrimenti non ci sarei andato. Credo che sia stato molto importante un'esperienza giapponese per me, perché è stata un'esperienza, un incontro con una realtà molto diversa dalla nostra. Quindi in un primo periodo ho capito meglio la mia realtà, e poi dopo ho abbracciato questa filosofia. L'esperienza con gli Stati Uniti, negli Stati Uniti è stata molto importante da un punto di vista professionale. Le cose che ho fatto sono tutti salti per niente, tutti in tentativi di imparare questo maledetto mestiere, che è un'arte, forse l'arte più difficile, più nobile per la nostra esistenza. Grazie mille, Paolo.